Due anni di squalifica per doping. La sentenza del Tribunale d'Arbitrato Sportivo è pesantissima per il campione di ciclismo Alberto Contador. Il corridore spagnolo è stato giudicato colpevole per la positività al clenbuterolo rilevata dopo una tappa del Tour de France 2010. La squalifica è retroattiva e parte dal 26 gennaio 2011, giorno in cui la Federciclismo spagnola ha chiesto la sospensione di un anno per Contador. La sentenza del TAS revoca così all'atleta madrileno la vittoria del Tour 2010, con il titolo che passa ad Andy Schleck, e del Giro d'Italia dell'anno successivo, di cui potrà fregiarsi il secondo classificato Michele Scarponi. Contador, che corre per il team della Saxo Bank, è sospeso fino al 6 agosto 2012 e non potrà così partecipare al prossimo Tour e alle attesissime Olimpiadi di Londra, in programma a fine luglio. Il ciclista aveva sempre giustificato la sua positività al clenbuterolo con l'assunzione di una bistecca contaminata, fatto che non ha mai convinto i giudici del TAS. Lo spagnolo ha reagito alla sentenza annunciando che non lascerà il ciclismo e che presenterà ricorso davanti alla giustizia ordinaria svizzera. Dopo due anni si chiude così una vicenda molto triste per il mondo dello sport e che potrebbe alimentare le costanti voci sul doping diffuso in Spagna, paese che per combatterlo si è dotato di una legge solo nel 2006.